Due giorni e una notte. Un film di citofoni, ambientato in un weekend. Pronto sei tu, non riattaccare. Devi decidere se assumermi oppure licenziarmi. Sono Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo accanto alla frutta. L'operaia in canotta rosa, Marion Cotillard, vuole essere pagata in euro o in Xanax. Il suo duello coi compagni di reparto nulla invidia a mezzogiorno di fuoco. La sfida è renziana, scegliete o me o il bonus da 1000 euro. Che te devo dire? Sembrava proprio mezzogiorno di fuoco. Senza musiche, senza HD, con piani sequenza lunghi come il ponte di Brooklyn. La realtà come mamma l'ha fatta può essere adrenalinica più della quinta puntata di Resident Evil. Una storia commozionante, ispirato da una fiaba vera. Perché i Dardenne, che si sappia, fanno felici quelli come noi, che ancora non si calano del tutto le braghe davanti alle magnifiche e progressive serie TV americane. I timidi fratelli belgi hanno persino inventato il film senza happy end, ma col sorriso e il segno della vittoria. Unici. L'hai vista Eclipse? Sì, è un film... Io ci ho dormito. Una bella pennichella. Bel regista, Antonio. Stop.